31 avanti Cristo. All'età di 12 anni, il giovane Publio Ovidio Nasone si sposta dalla natia Sulmona a Roma per studiare grammatica e retorica. Il padre appartiene alla classe agiata degli Equites, i Cavalieri, e vuole per il figlio una carriera politica o forense. Ma il giovane Ovidio ama la poesia, coltiva quindi i suoi studi letterari e ha il privilegio di entrare nel circolo di Mecenate, un ricco amico e consigliere di Augusto, che ama l'arte e la letteratura e si circonda di intellettuali e artisti che sostiene personalmente. Ovidio qui conosce e si confronta con Orazio, Tibullo, Properzio e Virgilio, i grandi poeti dell'età augustea che cantano la gloria del primo imperatore. Ma Ovidio non riesce a cantare la grandezza di Roma e il suo glorioso destino. Il poeta canta invece la società in cui vive, una società stanca di guerre civili che assapora i frutti della pace, lanciandosi non in battaglie militari, ma in conquiste amorose. Canta, insomma, qualcosa di molto diverso dai programmi di restaurazione morale perseguiti da Augusto, che riafferma il suo potere censorio sui costumi romani. Ovidio si discosta dalla propaganda dell'impero e offre alla nuova società romana, ricca ed edonista, un prodotto letterario che rispecchia i suoi modelli di comportamento e i suoi stili di vita. Quando il poeta esalta l'età augustea, lo fa solo in quanto portatrice di pace e opulenza. E mentre Virgilio celebra le origini mitiche di Roma e della dinastia di Augusto e Orazio esalta le semplici virtù romane, Ovidio canta l'Ars Amandi, l'arte di amare. 8 d.C. Ovidio compone I Fasti, un poema in cui analizza i miti legati alle feste religiose del calendario romano. Sembra un tentativo di conciliarsi con la politica moralizzatrice di Augusto, ma al sesto libro si ferma. L'imperatore ha emesso un ordine contro di lui, una condanna all'esilio. Il poeta deve lasciare Roma per raggiungere una cittadina alla frontiera dell'impero, Tomi, l'odierna Costanza, un porto sulle coste del Mar Nero. Da quando Ovidio ha perso il suo protettore Mecenate, nessuno lo difende presso la corte imperiale. Con lettere e suppliche, il poeta chiede di tornare a Roma, ma Augusto non accoglie le sue richieste. Le cause di questo esilio non sono mai state chiarite. Ovidio attribuisce la condanna ad un Carmen et Terror, un poema e un errore. Il poema è sicuramente l'Ars Amandi, che infatti scompare dalle biblioteche dopo la condanna del suo autore. Sull'errore sono state fatte diverse ipotesi. Un'ipotesi vuole che Ovidio abbia partecipato ad una congiura contro Tiberio, l'erede designato da Augusto. Un'altra ipotesi, la più accreditata, vuole che Ovidio sia stato complice di un adulterio commesso dalla nipote di Augusto, Giulia Minore, esiliata sulle isole Tremiti lo stesso anno in cui il poeta viene bandito da Roma. Dall'esilio mandò appelli, i tristi, mandò suppliche per essere perdonato e poter tornare a Roma, ma perdonato non fu e morì esiliato e triste nel 17 d.C.